Al via oggi, 16 giugno, gli esami di maturità. Ci troviamo al Liceo Scientifico Alfonso Gatto di Agropoli per raccogliere le testimonianze dei ragazzi che si apprestano a vivere uno degli esami più importanti della loro vita. È arrivato il giorno tanto atteso. Come ti senti? E soprattutto quest'anno sarà, come l'anno scorso, un esame comunque diverso dagli altri anni. Qual è la modalità e quali sono i tuoi sogni dopo la maturità? Sì, l'ansia c'è, diciamo, anche se l'esame è stato semplificato, in quanto facciamo appunto solo l'orale, che è strutturato in tre fasi. Io, facendo il linguistico, ho da fare gli elaborati di inglese e tedesco, poi il testo di italiano e poi storia, filosofia, arte e francese. E, diciamo, dopo l'esame vorrei andare all'università a studiare antropologia alla Federico II. Allora, maturità 2021, innanzitutto un aspetto umano, come ti senti? Sì, sono molto emozionato, speriamo vada tutto bene. Quest'anno sicuramente, come l'anno scorso, esame diverso, dopo un anno contraddistinto dalla DAD. Sì, infatti speriamo che vada tutto bene. Eccoci, allora siamo in compagnia di Angelo, un maturando. Ciao Angelo, come ti senti? Un po' ansioso, diciamo. Dai, e allora cosa speri per oggi? Quali sono i tuoi sogni, per soprattutto dopo la maturità? Ma ovviamente per oggi spero tutto bene. Poi, buongiorno. Per dopo la maturità, non so, vorrei divertirmi un po'. Certo. Insomma. Poi dopo si pensa all'università e a studiare di nuovo, si torna a studiare. Sono cambiati i piani dopo la maturità anche in base alla pandemia, quello che è successo? Ma credo di no, cioè alla fine un maturando del liceo credo che comunque abbia intenzione di laurearsi indipendentemente dal Covid e dalla pandemia.